dallo stage al posto fisso. Non è un'utopia, ma la possibilità concreta che la Fondazione ITS Last Verona offre a tutti i suoi iscritti. La sede principale è in via Somma Campagna 61, presso l'Interporto Quadrante Europa. I numeri parlano chiaro: il 95% degli studenti che frequentano i corsi per tecnico superiore di questa scuola, autorizzata e finanziata da Ministero dell'Istruzione e Regione Veneto, a 6 mesi dal diploma trova un lavoro inerente al percorso di formazione e per lo più nelle aziende in cui si è svolto lo stage. Realtà importanti dei settori strategici dell'economia riassunti nell'acronimo LAST, ovvero Logistica, Ambiente, Sostenibilità, Trasporto. Noi siamo partiti già ormai quasi 10 anni fa ad avviare corsi sulla logistica, che è il nostro core business. Poi la caratteristica principale, e questo un po' è lo stile della scuola, che io uso definire una fabbrica a cielo aperto, è quello cioè di seguire le competenze nella loro evoluzione. Questa evoluzione nasce da un cluster, da un rapporto tra imprese, territorio e formazione, quindi siamo partiti con la logistica e abbiamo seguito le trasformazioni che sono state principalmente, intanto all'interno della logistica c'è mobilità sostenibile e quindi un settore apposito dell'automotive, e dall'altro quelle che sono state le innovazioni a seguito della rivoluzione IoT, cioè Internet of Things, quindi le nuove tecnologie dei big data, alla realtà aumentata, alla robotica, all'intelligenza artificiale, diciamo così, e quindi abbiamo sempre modificato questi corsi. Attualmente abbiamo il corso di logistica trasporti nelle sedi di Verona, Vicenza, Padova, il corso di logistica e internazionalizzazione a Verona, Service Manager Automotive, sempre a Verona, e il Digital Transformation Specialist, Verona. Le lezioni si svolgono per metà delle ore in aula e per metà delle ore in stage. Chiaramente l'aula non è solamente frontale, ma è molto pratica, professionalizzante, esercitazione, lavoro di gruppo. Da 2 anni siamo accreditati Erasmus. Nel 2019 abbiamo mandato all'estero a fare lo stage, quindi la parte di stage è stata svolta in Spagna, Germania, 20 di ragazzi. Le importanti collaborazioni con le università di Verona, Padova, Bergamo completano il quadro di un'offerta formativa dal respiro internazionale. Ogni anno a marzo apriamo i bandi di selezione, quindi i ragazzi, andando sul nostro sito www.itslogistica.it, possono fare l'iscrizione, e a settembre ci sono le selezioni con delle prove scritte e soprattutto un colloquio orale, perché è la motivazione che interessa a noi, ma soprattutto alle aziende, e quindi iscriversi ai nostri percorsi.